Certo, per noi è la manifestazione più importante, più significativa delle presenze sportive che poi riguardano le stelle al merito sportivo che vanno ai dirigenti e alle società e poi le medaglie a valore atletico agli atleti. Le stelle sono fondamentali perché vanno a gratificare dirigenti e società senza i quali poi gli atleti stessi non potrebbero raggiungere i risultati di alto livello che raggiungono. Ecco, ci sono venuti naturalmente tutti gli sport, tante discipline, quali possiamo citare qualcuno che è emerso in modo particolare. Ma da un punto di vista affettivo posso dire la Stella d'Oro che conosco da tantissimo tempo e ci siamo frequentati proprio al Conio di Imperia. Ho visto che ci sono le bocce, c'è la pesca, c'è il motociclismo. Imperia è una provincia che dà tanti campioni, legata anche al mare, c'è una campionessa di coastal rowing e quindi le discipline sono tutte rappresentate, ce ne sono altre oggi non rappresentate, ma di uguale valore che spesso portano campioni e risultati illustri alla provincia. Finalmente siamo riusciti ad organizzare un evento di sport a 360 gradi che inizia questa mattina con la consegna delle onorificenze sportive del CONI. È una cerimonia ufficiale alla presenza di tutte le autorità civili, militari e sportive. Poi proseguiremo nel pomeriggio con un convegno sulla riforma dello sport che è la grande novità per il nostro mondo e in contemporanea, mentre tutto questo è stato organizzato qui nell'auditorium del Museo del Mare, in contemporanea al pomeriggio sulla Cala Tanselmi ci sarà un evento per bambini e ragazzi che si chiama, gli abbiamo dato il nome di 100 volte Fair Play, perché il Fair Play è il principio ispiratore di questo piccolo evento, piccolo ma che raccoglierà tantissime persone e verrà tenuto dai nostri educatori sportivi e dai docenti della Scuola Regionale dello Sport che sono venuti da tutta la regione. Tanti atleti, tante strutture e un rapporto sempre più continuo col CONI che sicuramente farà crescere le associazioni sportive. Imperia è qualificata come una città plurisportiva, un po' perché lo consente il clima e perché abbiamo vicino sia il mare ovviamente ma anche la montagna e un po' perché questa amministrazione anche nei 5 anni precedenti, perché è voluto in maniera forte dal sindaco e fatto in maniera egregia da chi mi ha preceduto, dal presidente del consiglio attuale Vassallo, si è lavorato molto sulle strutture, per cui abbiamo avuto un campo di atletica rinnovato, stiamo lavorando sulle strutture accanto al campo, abbiamo la piscina che ha subito numerosi interventi, abbiamo il palazzetto dello sport che è sempre usato, avremo la Maggi, abbiamo il mare, abbiamo questa banchina meravigliosa davanti al Museo Navale che ci permette di fare tanti eventi e tanti incontri, per cui noi crediamo nello sport non solo perché vogliamo degli atleti, ma perché crediamo sia un fattore di crescita importante. Sicuramente una giornata molto importante, ringrazio il CONI per il cortese invito ed è bello essere nel mondo dello sport, ci sono degli atleti straordinari in provincia di Imperia che hanno ottenuto anche dei risultati importanti a livello nazionale ed internazionale. Noi, come dire, anche come Regione Liguria abbiamo premiato diversi di loro anche con riconoscimenti importanti. Prossima settimana al Festival degli Orientamenti a Genova avremo anche importanti sportivi liguri e imperiesi che si sono distinti a livello nazionale e internazionale. Quindi una bella giornata di sport, complimenti al CONI, ma soprattutto complimenti ai tanti atleti che fanno magistralmente le loro attività sportive.